L'Educational Tour Transfrontaliero che unisce Albania, Puglia, Molise ed Abruzzo fa tappa nella nostra regione, un progetto che ha come obiettivo quello di promuovere e valorizzare le peculiarità delle singole regioni puntando allo sviluppo del turismo. Il 30 e il 31 marzo due eventi, il primo a Roccavivara, il secondo a Petacciato, San Martino e Campomarino, una iniziativa sulla quale la regione Molise ripone molte aspettative. Siamo lead partner di questo progetto che ha visto interessate tutte le regioni che si affacciano sul mare Adriatico, sia sponda italiana sia sponda ex Jugoslavia e Albania, in cui la regione Molise ha voluto puntare da subito. Noi l'abbiamo ereditato questo progetto, ma l'abbiamo fatto con grande piacere, soprattutto puntando su quelle che sono le nostre valenze culturali, quelle delle aree interne, quelle dell'arte, della natura, dei tratturi, dei nostri borghi che sono di eccellenza, tanto è riconosciuto anche dalla stampa, dai mass media, ma soprattutto dagli altri, diciamo, protagonisti di questa progettazione che insieme a noi hanno voluto puntare proprio su queste qualità. I riscontri sono tanti, grazie alla newsletter predisposta da ANSA abbiamo raggiunto oltre 300 tour operator, grazie al quale coinvolgimento siamo nelle condizioni di promuovere già i primi due percorsi. Prima si parlava di Santiago di Compostela, abbiamo una presenza straordinaria di fedeli che vengono in Molise e allora parlare di un percorso religioso celestiniano-micheliano che vada da Trivento a Sant'Elia Pianisi o di un percorso dell'acqua da Castelpetroso a Cercemaggiore ci dà la possibilità, grazie a questo straordinario coinvolgimento, di creare non solo gli strumenti di promozione ma anche gli operatori in grado di promuovere il nostro Molise, grazie ai risultati raggiunti anche con questo progetto.